Villa Borromeo d'Adda, Arcore. Posta in cima alla collina, la villa dei Marchesi d'Adda fu ristrutturata dal Balzaretto e dall'Alemagna nella seconda metà dell'Ottocento. L'ingresso scenografico che avviene dal parco, con ai lati gli edifici che ospitavano la portineria, mette in mostra la collina sovrastata dalla villa chiamata La Montagnola. L'accesso alla villa verso il paese è lussuoso, con porticato con scalinata e veranda. Al piano terreno un grande salone, con una parete curvilinea e grandi vetrate panoramiche. La villa occupa più di 3.500 metri quadri e vanta 113 locali. Tra questi una galleria che porta alla sala da pranzo, uno scalone scenografico che sale al primo piano, dove si trova un grande terrazzo. Molte sale erano impreziosite da affreschi e decorate con stucchi. Predomina il linguaggio dell'architettura rococò con forme curve nelle balaustre, nei ferri battuti delle ringhiere e nei sostegni delle tettoie. Costruite nel 1895 e recentemente restaurate, le scuderie, con un ampio cortile coperto da lucernario, potevano contenere fino a 20 cavalli. Straordinaria la cappella funeraria. A pianta ottagonale e ispirata al Bramante, contiene due capolavori di Vincenzo Vela, dopo Canova, il più importante scultore dell'Ottocento italiano. Sull'altare la Madonna Addolorata e in una nicchia il monumento funebre a Maria Isimbardi. Il parco di oltre 25 ettari che circonda la villa fu ridisegnato dal Balzaretto, con imponenti spostamenti di terra per creare colline e avvallamenti. Acquistata dal comune di Arcore nel 1979, ospita nella vecchia portineria gli uffici comunali, mentre il parco è aperto al pubblico.